Benvenuto ad un nuovo video di WP & More, il posto dove gli sviluppatori WordPress crescono. Ebbene, oggi non parleremo tanto di sviluppo, ma bensì di un plugin molto particolare che principalmente ti consiglierò di dare in mano ai tuoi clienti. Ma dato che questo plugin presenta anche alcune caratteristiche, alcune funzionalità che potrebbero essere di tuo interesse, ho deciso di creare questo breve video per mostrarti proprio le sue funzionalità. Per prima cosa andiamo a controllare il sito di questo plugin e cerchiamo di capire velocemente che cosa è in grado di fare. Atterrati sulla pagina csshero.org verrai accolto da questa carinissima immagine animata che ti mostra in brevissimo che cosa è possibile fare con CSS Hero, ovvero potrai applicare delle modifiche live al tuo tema. Questo significa che gran parte delle modifiche, soprattutto quelle più noiose, quelle che il cliente ci chiede a volte di allineare un determinato elemento, di cambiare il colore di sfondo fino a trovare la soluzione più adatta, potranno essere direttamente delegate al nostro cliente che potrà sperimentare appunto con l'installazione e la gestione degli stili CSS direttamente da un sistema punta e clicca. Bene, adesso che hai capito più o meno che cosa è in grado di fare questo plugin, andiamo a vedere come sia possibile attivarlo ed iniziare a scoprire le sue varie funzionalità. Io ovviamente ho preparato un'installazione di esempio, come puoi vedere benissimo anche dalla URL. E che cosa ho fatto? Ho iniziato a inserire un po' di foto del mio supereroe preferito, ovvero l'uomo ragno, e poi ho già installato il plugin CSS Hero. Come puoi vedere si presenta qua in alto con questa icona che ovviamente al passare del mouse ci mostra la sua presenza andando a creare anche una gradevole animazione. Quindi, come puoi notare tu stesso, il plugin non appesantisce direttamente il tuo tema perché il tema è facilmente consultabile e il plugin sta qua in attesa di essere avviato. Quindi cerchiamo di capire come avviare questo eroe. Ci basterà appunto cliccare sulla scritta CSS Hero ed aspettare il caricamento che, come puoi vedere, è anche molto veloce. A questo punto ci viene fornita una toolbox, ovvero una serie di funzionalità che possiamo attivare ancora una volta con il click del mouse. Abbiamo ad esempio il mirino, la funzione principale di questo plugin, e come vedremo a breve in un brevissimo esperimento ti mostrerò come questa funziona. Ovvero ci permetterà di andare a selezionare un determinato elemento presente all'interno della nostra pagina, presente all'interno del nostro tema, e modificarla come meglio crediamo. Sotto a questa troviamo la possibilità di andare in responsive mode. Vedremo a breve cosa questo significhi e come sarà utile anche per te andare ad applicare delle regole di stile diverse a seconda della risoluzione del browser. Poi abbiamo la possibilità di andare ad operare nella history, successivamente potremo andare a vedere i preset e poi abbiamo anche degli strumenti e altre funzionalità come ad esempio quest'ultimo che rappresenta la funzionalità full screen di questo appunto editor. Questi sono gli strumenti principali che avrai a disposizione e che potrai iniziare ad utilizzare. Ma andiamo adesso a vedere come sia possibile modificare un tema con questo plugin. Ebbene, io non so se te ne sei accorto, ma sto andando ad utilizzare il tema 2014, ovvero uno dei temi standard di WordPress e che per i quali questo plugin è completamente compatibile. Infatti non dovrei far altro che eseguire appunto il classico punta e clicca per andare a modificare un elemento. Vediamo che cosa intendo con questo. Per prima cosa abbiamo detto che dovrò attivare il mio mirino cliccando sopra di esso. Come puoi notare tu stesso, Hero avrà trasformato la sua toolbox in qualcosa che ci permetterà di andare a selezionare degli elementi. Come puoi notare tu stesso, il plugin Hero si comporta in maniera veramente favolosa perché per prima cosa ci permette di vedere qual è l'elemento sul quale andremo ad agire direttamente e poi crea una serie di rettangolini sempre con un bordo tratteggiato che ci permette di capire che modificando questo singolo elemento andrò a modificare anche gli altri elementi selezionati e quindi così messi in risalto. Vediamo appunto che cosa succede se io clicco sul titolo Markup and Formatting.
Ecco qua che cosa succede fondamentalmente. Ci viene fornita una lista di elementi che sono man mano sempre più specifici, ovvero abbiamo il set background che sarà l'elemento più generale di tutto il nostro selezione, per poi andare man mano sempre più nello specifico, come puoi anche notare tu stesso dai rettangoli che appaiono, fino a trovare il nostro Featured Content Entry Title, ovvero il titolo della sezione del contenuto messo in evidenza. Clicchiamo su questo e vediamo che cosa accade. Ebbene, CSS Hero trasforma ancora una volta la sua interfaccia per permetterci di accedere di volta in volta a delle modifiche CSS che abbiamo a nostra disposizione. Possiamo trovare modifiche per il testo, per lo sfondo, per i bordi, oppure anche altre modifiche che ci permetteranno, ad esempio, di modificare il box model di un elemento. E qualcosa sempre di più specifico come gli extra, dove andremo a vedere in una futura lezione come sarà possibile applicare delle semplici transazioni CSS che potranno animare appunto il nostro elemento. Cerchiamo di capire quindi bene che cosa sta succedendo. Io, ad esempio, vado a selezionare il testo e come puoi notare tu stesso, mi appare una serie di opzioni che potrò andare a modificare. Iniziamo a sperimentare intanto con il colore. Grazie a questa semplice e anche intuitiva, dato che è lo stesso color picker di WordPress, io potrò andare a modificare che cosa? Il colore del titolo di questi determinati elementi, gli elementi che appunto abbiamo selezionato, i Featured Content Entry Title. Oltre a questo, man mano che scendiamo, troveremo altre opzioni, come quella che ci permette di modificare il font. Qua troviamo delle famiglie di font che ovviamente aumentano la compatibilità anche con i vecchi browser, ma man mano che scorriamo troveremo dei font che non sono altro che i font che provengono da Google Font. Quindi, anche se selezionerai soltanto uno di questi font, la compatibilità con i più recenti browser è garantita perché verranno inclusi come Google comanda, ovvero nella maniera più corretta possibile. Io voglio andare a selezionare il mio favorito di tutti i font presenti su Google Font, che è Roboto. Scorriamo fino a trovare alla R e andiamo a selezionare appunto Roboto. Adesso che cosa succede? Il font Roboto è stato applicato ai miei titoli, così come il colore che avevo scelto. Ora voglio aumentare un pochino il font size e come puoi vedere tutte le modifiche sono live e la cosa che mi interessa di più è andare ad applicare un font weight un po' più pesante, ovvero un bel bold. Clicchiamo salva e abbiamo applicato queste regole. Ora le persone che verranno a consultare il mio sito troveranno le modifiche applicate. Ovviamente le opzioni di questo plugin sono molte perché, come hai visto, ogni parte del pannello verrà personalizzata a seconda delle proprietà CSS che desidererai appunto modificare. Ma andiamo adesso a curiosare all'interno dell'interfaccia e vediamo qualcosa di ancora più specifico. Ancora una volta io sono tornato a selezionare il titolo del contenuto messo in evidenza e anche se abbiamo già visto il selettore dei colori, questa volta andiamo a fare qualche punto di riferimento sulle unità di misura. Ovvero, come puoi notare tu stesso, in questo caso la mia unità di misura per il testo è stata definita in pixel e questo potrebbe anche confondere alcune persone perché potresti pensare che questo plugin lavora soltanto con i pixel. Ebbene, non ci sarebbe niente di più falso perché ci basterà, ad esempio, inserire un'unità di misura diversa. Io, ad esempio, qua ho imposto 1,3 em e una volta premuto invio, come puoi notare tu stesso, queste modifiche vengono applicate e anche lo slider si sta adattando. Ovviamente il plugin non potrà sapere fin da subito con l'utilizzo dello slider che se io inizio a spostare questa appunto misura dovrà modificarla in em. Quindi quello che dovrò fare è salvare questa mia piccola modifica di misura e andare nuovamente a selezionare il nostro elemento. Come puoi vedere, il plugin è veramente molto veloce e adesso io potrò andare a modificare la misura dei miei font utilizzando sempre le M. Questo perché abbiamo appunto detto a CSS Hero con il salvataggio che vogliamo utilizzare questa unità di misura per andare a modificare appunto le misure dei nostri testi. Altra cosa veramente molto interessante è la possibilità di andare ad agire su che cosa? Sugli stati
di un link. Questi titoli, come puoi vedere, sono anche dei link, perché il cursore si trasforma da una semplice freccia alla classica manina. Diciamo che io voglio cambiare il colore nello stato di hover, oppure il colore nello stato in cui è già stato visitato questo elemento. Come potrei fare? Ebbene, i ragazzi che hanno sviluppato CSS Hero hanno pensato anche a questo. Come puoi vedere, qua abbiamo due pulsanti. Il primo ti permetterà di vedere il vero selettore CSS che viene utilizzato per appunto andare a selezionare questo elemento, mentre il secondo andrà a definire i vari stati. Quindi clicchiamo ad esempio su Hover e decidiamo che voglio cambiare il colore del testo andando a impostare un bel rosso. Come puoi vedere, la modifica è già attiva, quindi potrai provare, prima ancora di salvare le tue modifiche, potrai appunto vederle live. Io voglio utilizzare questo rosso, diciamo un po' sporco, e subito dopo il salvataggio, come puoi vedere, le modifiche sono state applicate. Ovviamente potrai modificare con la stessa tranquillità anche gli stati visitati e attivi. Ebbene, adesso che abbiamo visto anche alcune curiosità un pochino più avanzate presenti nell'interfaccia di questo plugin, è giunto il momento di andare a scoprire la sezione responsive, ovvero come si comporta questo plugin se io voglio andare ad applicare delle regole che saranno disponibili soltanto a determinate risoluzioni. Come sempre, io sono sul mio sito di test e come puoi vedere, facendo, diciamo, hover, posizionando il mio mouse sopra la seconda icona, quella che rappresenta uno schermo, mi verranno presentate altre tre icone. Quella tutta a sinistra è ovviamente la modalità desktop, quella che io sto consultando in questo momento. Successivamente avremo la possibilità di andare a modificare i nostri stili per gli stati portrait, ovvero quelli verticali, dell'iPad e dell'iPhone, quindi risoluzioni molto comuni. Vediamo come si comporta cliccando sull'iPad. Il nostro sito verrà già ridimensionato e, come possiamo vedere dall'anteprima di Hero, gli stili sono sempre gli stessi. Quindi diciamo che semplicemente per questo video esplicativo io voglio andare a modificare soltanto il colore del mio titolo. Allora, dal verde che avevamo, diciamo che io voglio andare a mettere questo viola. Come puoi vedere tu stesso, però, c'è una cosa che vorrei farti notare del color picker. Vedi qua in basso che cosa succede? CSS Hero salverà automaticamente i colori che hai selezionato per i vari elementi. Questo ti aiuterà molto per andare a costruire una serie di strutture per il tuo color scheme, ovvero per i colori che vorrai utilizzare nel tuo tema. Prima di salvare vorrei farti notare anche che è stato modificato il bottone di salvataggio ed in questo caso ci mostra con questa chiara icona che le modifiche che stiamo salvando verranno salvate soltanto per l'iPad. Quindi premiamo salva e vediamo adesso che cosa succede. Io sono sempre nella schermata iPad, ma torniamo per un momento alla desktop. Eccoci qua. In desktop i nostri titoli sono verdi, ma se vado a stringere il nostro browser fino ad attivare la risoluzione per l'iPad, ecco qua che cosa succede. Vedi, da verde che siamo diventa viola. E questo non è applicabile soltanto ai titoli, ma sarà applicabile a qualsiasi proprietà CSS tu desideri modificare con questo plugin. Ovviamente dovrai utilizzare la modalità dello schermo che preferisci, perché ad esempio se io vado a vedere il titolo come se fosse all'interno di un iPhone, i titoli restano comunque verdi, i titoli dei miei sticky post, dei miei post messi in evidenza, restano verdi. Quindi il plugin riesce a lavorare anche in responsive e ti aiuterà a fare che cosa? A poter applicare delle modifiche a seconda della risoluzione, quindi anche nascondere degli elementi oppure mettere in risalto degli elementi piuttosto che altri. Ma siamo giunti al momento in cui ho fatto un errore. Come posso tornare indietro? Andiamo a vedere qual è lo strumento che CSS Hero ci mette a disposizione. Sotto, infatti, all'opzione del responsive, troviamo la history, che come puoi vedere viene messa in evidenza andando a salvare che cosa tutti i nostri salvataggi e mette in evidenza che cosa il salvataggio che al momento è attivo. Andiamo a fare un esempio. Diciamo che io non voglio più i miei titoli colorati di verde e voglio avere un'anteprima di una modifica fatta precedentemente. Non dovrò fare altro che cliccare sull'occhio e potrò vedere la modifica applicata, ovvero il testo dei nostri titoli
è più grosso rispetto alla mia risoluzione attiva. Diciamo che voglio tornare indietro e mantenere i miei titoli senza effetto over, come puoi vedere infatti andrà a resettare fino a quel punto tutte le proprietà CSS, e quindi voglio attivare questo stato. Lo posso fare in due modi. Uno sarà quello di poter cliccare direttamente qua sul link Activate, oppure potrò andare a consultare questi nuovi bottoni che mi permetteranno di uscire dalla modalità preview, oppure di attivare, quindi applicare i vecchi stili, gli stili che automaticamente CSS Zero si era salvato. Ovviamente ho riattivato CSS Zero perché mi interessa farti vedere che tutto lo storico delle tue modifiche verrà salvato. E anche se in questo contesto non sarà possibile definire un nome, ci sarà possibile comunque scoprire quale modifica è stata applicata grazie alla data di salvataggio delle modifiche stesse. Quindi abbiamo visto che CSS Zero ci permette, o meglio salva automaticamente, delle impostazioni. Abbiamo anche scoperto che è un piccolo limite forse, perché non ci permette di salvare appunto queste modifiche con dei nomi che potremo richiamare facilmente, e quindi ci permetteranno anche di fare che cosa? Di presentare diversi stili, diversi layout al nostro cliente. Andiamo a vedere come sarà possibile fare questo attraverso l'utilizzo dei preset. Seguendo il ritmo che stiamo appunto seguendo per tutta la lezione, continuiamo la nostra avventura dall'alto verso il basso nella scoperta degli strumenti messi a disposizione da CSS Zero. Abbiamo visto la history, che non ci permette, come dicevo, di salvare dei nomi utili al richiamo degli stili che abbiamo applicato. Andiamo adesso a vedere che cosa si trova qua sotto. Dei preset, ovvero cosa sono questi preset? Sono, come puoi notare tu stesso, degli stati di salvataggio delle nostre modifiche. Io in questo contesto ho salvato uno stato che si chiama titoli blu grandi, ma come puoi vedere ci sono anche titoli verdi grandi. Ebbene, cosa c'è da aspettarsi? Che in titoli verdi grandi io ho dato un nome ben specifico al mio preset che mi permetterà di ricordarlo e quindi ancora una volta attivarlo nello stesso metodo a cui siamo abituati, ovvero posso attivare il preset direttamente dalla schermata e quindi mostrare al mio cliente le varie modifiche che potranno essere appunto applicate al tema. Ti ricordo ancora una volta, in questo video specifico stiamo analizzando soltanto le modifiche fatte al testo. Ma questo perché? Perché ci torna più comodo, è più veloce. I preset però salveranno tutte le tue impostazioni, tutte le tue modifiche, che siano queste fatte su un singolo elemento o sul sito completo. Quindi potrai personalizzare appunto i tuoi vari preset e proporre al cliente delle soluzioni intermedie nello sviluppo del suo sito web. Viste adesso anche la potenza dei preset, è giunto il momento di vedere quali altri strumenti CSS Zero ci mette a disposizione. Tornando sul nostro sito web, gli strumenti, come ricordano un po' anche l'icona, sono presenti all'interno del martello e della chiave inglese. Come puoi vedere tu stesso, basterà fare over su questo elemento per vedere questi tre nuovi elementi, ovvero la possibilità di ripristinare tutte le impostazioni a quelle del tema che abbiamo attivato al momento. Potremo andare semplicemente a pulire la nostra history, perché in alcuni casi, a seconda del numero di modifiche che applichiamo, potrà diventare veramente lunga. E ultima, ma non per importanza, anzi forse una tra le più interessanti, abbiamo la possibilità di visualizzare le modifiche CSS apportate. Questo cosa significa? Che potrai, nel qual caso tu desideri disattivare questo plugin, copiare il CSS generato, incollarlo nel CSS del tuo tema e quindi poter disattivare tranquillamente CSS Zero per quel determinato sito web. Ovviamente i ragazzi hanno pensato anche che potrebbe essere comodo, soprattutto a scopi formativi, la visualizzazione con la classica struttura CSS, ma se vogliamo applicare queste modifiche all'interno del nostro foglio di stile, andando appunto a occupare meno memoria possibile, è stata anche creata la possibilità di avere un CSS minificato.
Ebbene, siamo giunti al termine di questa breve introduzione al Sesto Sentiero. Io ho fatto questo video perché vorrei sapere da te, ti interesserebbe conoscere meglio questo plugin? Desideri scoprire come sia possibile configurare il tuo tema in modo tale che utilizzi nativamente le funzionalità offerte dal plugin stesso? Non devi fare altro che commentare o cliccare mi piace sul video presente su YouTube e io capirò la tua preferenza e inizierò a sviluppare un corso dedicato proprio a questo plugin. Intanto ti ringrazio per la tua attenzione e come sempre Andrea Valghigiani ti augura una buona formazione.